riflettori puntati su Ashgabat, la capitale del Turkmenistan, ospita dal 17 al 27 settembre la quinta edizione dei giochi asiatici e arti marziali indoor. 65 le delegazioni in gara, 21 le discipline inserite nel programma dal Consiglio Olimpico d'Asia, organizzatore della competizione. Lo sport unisce le persone. Il suo scopo principale è quello di portare un messaggio di pace. L'Asia deve affrontare tante sfide sul piano politico. Questi giochi sono un'occasione per governi, organizzazioni non governative, comitati olimpici e confederazioni di incontrarsi per 10 giorni, lavorare e trovare delle soluzioni tutti assieme. Work and talk positive. And compete. La macchina organizzativa lavora a pieno regime, mentre il pubblico si prepara ad assistere alle prime gare, gli atleti continuano ad arrivare ad Ashgabat. Per molti di loro si tratta del primo viaggio in Asia. Hello. La delegazione di Tahiti ha impiegato più di 40 ore per raggiungere il Turkmenistan. Per Tahiti è un momento storico, è la prima volta che partecipiamo a un evento internazionale di questo livello. Io pratico box thailandese e avrò l'opportunità di affrontare alcuni dei migliori atleti asiatici. Le meilleure combattante d'Asie. Per l'Australia e i paesi dell'Oceania si tratta della prima partecipazione ai giochi. Che conquistino l'oro o tornino a casa a mani vuote, per molti atleti si tratterà comunque di un'esperienza indimenticabile.